Dopo 55 anni il Livorno è finalmente tornato in Serie A. Un'ottima ragione per andare a conoscere gli Amaranto da vicino. Ad accoglierci c'era la folla delle grandi occasioni e tra i tanti tifosi abbiamo scovato il figlio della bandiera Amaranto, Igor Protti, uno dei più longevi calciatori italiani. Zagor Protti, il quarto, l'ultimo dei figli di Igor Protti. Gli altri figli, lo ricordiamo per inciso, sono oltre a Zagor, la figlia Chipster Protti, Belfagor Protti e Castor Protti. Allora Zagor, com'è papà Igor in famiglia? È burbero quando c'è. Per fortuna con i suoi impegni calcistici non c'è quasi mai. Figuratevi che non mi ha ancora imparato a nuotare, quindi. Dietro a Livorno in A c'è il sostegno di un'intera città. Dagli ultra della curva ai tifosi più illustri come il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, che fanno di tutto per dare una mano alla società e alla squadra. Nuovo campionato, nuovi sponsor. Tutti all'insegna della tradizione però. Il Livorno è l'unica società di Serie A ad utilizzare un integratore al gusto di zuppa di pesce. Cacciucco Red, vinci la sete e riparti Amaranto. Al bomber Cristiano Lucarelli, che sotto la maglietta porta il ritratto di Che Guevara, abbiamo consegnato un regalo. Infatti davanti c'è Che Guevara, ma dietro c'è il senatore Schifani. Vedi, quindi tu quando farai un gol, se vedi che la curva è di Forza Italia, te la giri e dici, ecco, perfetto. Ma addentriamoci nei segreti dello spogliatoio. Mister, come si fa a fare una formazione di una squadra difficile con tanti giocatori come il Livorno? Ma col fatto che adesso ci sono tanti giocatori, il campionato molto lungo, è chiaro che cerco di migliorarmi continuamente e cercare di proporre anche le scelte nella maniera più idonea. Quindi lei la formazione come la fa? Ma io guarda, ti faccio vedere. Prende il sacchetto della tombola. Perché è una cosa... Guarda. 84. 84, Vidigal. Certo. 28. 28, Viggiani. Perfetto. Senta, abbiamo capito. C'è qualcuno che è scontento di questa soluzione? Ce n'è uno in squadra che pensa è un ragazzo importantissimo per noi, ed è Lucarelli. È scontentissimo, non gli piace, non vuole. Ma perché è scontento Lucarelli? Ha il 99. Cosa ne dice? Lucarelli è il 99, quindi non uscirà mai. E la favola del Livorno continua. Proprio oggi è stato presentato l'ultimo rinforzo, l'ultimo gioiello della collana di Colomba per una stagione da vivere con entusiasmo. Forza Amaranto!